Per far fronte alla crisi migratoria, l'Unione Europea ha previsto una serie di rimedi, come emerge dall'Agenda Europea sulla Migrazione. Innanzitutto ha previsto delle misure di ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale, ovvero il trasferimento di quei richiedenti asilo che appartengono ad una nazionalità rispetto alla quale già l'accoglimento delle domande di protezione internazionale equivale al 75%. Questo per favorire il trasferimento in altri paesi dell'Unione Europea nell'ottica di una responsabilità condivisa. Inoltre vi è stato un inasprimento dei controlli, basti pensare alla creazione di hotspot, ovvero di strutture ad hoc per il rilevamento, la registrazione, per raccogliere le impronte digitali di coloro che giungono nei territori degli Stati membri. Il problema è che si tratta di strutture chiuse in cui questi richiedenti protezione internazionale vengono trattenuti fino alla fine delle operazioni. Si pone dunque un problema di restrizione della libertà personale che va a contrastare con diritto alla libertà, alla sicurezza, che può essere ristretto solo in casi tassativamente previsti dalla legge, come tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'articolo 6 e all'articolo 10 della Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'Unione Europea inoltre fa leva su una politica di partenariato con i paesi terzi da cui provengono i migranti. Ricordiamo l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia o il memorandum d'intesa tra l'Italia e il governo di riconciliazione nazionale dello Stato libico. Questo in particolare per far fronte all'immigrazione clandestina e per favorire il rimpatrio nei paesi di origine dei migranti irregolari. Inoltre l'Unione Europea, preso atto delle carenze del sistema europeo di asilo, ha previsto una serie di proposte legislative presentate dalla Commissione. Ricordiamo anzitutto la riforma del regolamento Dublino e quindi è in discussione la clausola di primo ingresso ai fini dell'esame della protezione internazionale. Tuttavia i negoziati sono in corso e sono piuttosto difficili perché alcuni paesi sono restii a modificare questa clausola, il che va a discapito dei paesi di primo ingresso come l'Italia, la Spagna e la Grecia. Inoltre l'Unione Europea prevede la modifica e la riforma del sistema di accoglienza, la creazione di un'agenzia per l'asilo, rivedere anche le banche dati relative alle impronte digitali, il tutto quindi in un'ottica di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, perché come sottolineato dal Consiglio Europeo 28-29 giugno del 2018, il problema delle migrazioni è una sfida non solo di un singolo Stato membro, ma dell'Europa tutta.